Valentina, giovanissima, vincitrice della seconda edizione del concorso Cuori d'Oro che si è tenuta al Real Sito di Cardirelli, anch'io c'ero. Concorso che domenica 4 agosto ti consentirà di avere la parte da protagonista, Santuzza, la cavalleria rusticana. Valentina, a una donna non si chiede quanti anni hai, ma io sono anziano e sfacciato, ti chiedo quanti anni hai e da dove vieni? Allora, io ho 27 anni e vengo da Napoli, ho intrapreso gli studi con il soprano Donato Annunzio Lombardi 2 anni fa e appunto da mezzo soprano ho avuto questa evoluzione, diciamo, interpretativa per quanto riguarda questo ruolo, e ho deciso insieme alla mia maestra di prendere parte a questo concorso, quindi è stato, diciamo, tutto in funzione di la tua maestra che ti che mi ha indirizzata verso... Io, come ho detto prima, c'ero e ho sentito delle bellissime voci, ma veramente erano tutti bravi, bravi e brave, quindi risultare vincitrice di un concorso con tanti, diciamo, colleghi concorrenti bravissimi ti dovrebbe riempire di orgoglio. È stata davvero una bella esperienza anche sotto il punto di vista della fiducia, perché arrivare ad essere vincitrice per un ruolo che viene fatto soprattutto da me, da soprani, ed essere un mezzo, è stata anche un po' una soddisfazione, perché voleva dire che quello che ho studiato tanto tempo era sulla strada giusta, e oltretutto la sicurezza che viene data da queste cose è importante, quindi premiare i giovani in questo caso gli permette anche di stradarsi meglio, appunto, per la carriera, si spera. Ecco, Valentina, la cavalleria rusticana Mascagni, che forse questa, no, forse è l'opera più conosciuta di Mascagni, anche se ne ha fatte tante altre molto importanti. La gente conosce Verdi, Puccini, quindi la Traviata, la Bohème, la cavalleria rusticana, casomai molti la conoscono solo come titolo, ma forse non tutti la conoscono proprio. La difficoltà di interpretare proprio, ecco, la protagonista della cavalleria rusticana? Sicuramente è un ruolo che richiede una maturità scenica interpretativa notevole. Io fortunatamente sono battezzata da una grande interprete dello stesso ruolo, quindi non ho avuto tutta questa difficoltà, ma c'è da dire che c'è tanto da lavorare. Santuzza è impegnativa, molte sfumature caratteriali. Il direttore musicale, maestro Ivano Cagliazza, che vi dirige in maniera eccelsa, quindi grandi professionisti, ma tu, come abbiamo detto, sei giovanissima. Una musica che per i giovani ancora insomma non è che tanto, diciamo, frequentata. Fai un invito ai tuoi coetanei. Se siete alla ricerca di un'emozione vera e soprattutto di qualcosa di diverso, sentire in tutti i sensi, sotto più punti di vista l'opera, è forse quanto di più vero possa esistere a livello emozionale per un essere umano. Quindi per me è questo, mi avvicina, forse, non lo so, una sfera un po' più divina. È l'unico modo che abbiamo per toccare con mano il paradiso, i musicisti intendo. Io sono stata alle prove, stasera anche qui sto alle prove, vi posso garantire che c'ha una voce fantastica. Grazie Valentina e in bocca al lupo per una carriera meravigliosa. Viva il lupo!